possibilità di entrare. Esatto, poi anche lì. Buon pomeriggio a tutti, sono Gianluca Comin, sono il direttore delle relazioni esterne di quell'azienda lì, Enel, e siamo partner anche quest'anno del festival. Abbiamo però voluto, insomma, fare qualcosa di diverso e quindi di organizzare questo appuntamento di leader femminile singolare, che è un'iniziativa che di solito teniamo a Roma e a cui hanno partecipato molte leader femminili, oggi anche importanti candidate. Quest'oggi abbiamo due personaggi di grande rilievo e notorietà, innanzitutto perché lavorano tutti e due per un'azienda che ha un 24 nel numero, e quindi Sara Baretto, direttore o direttrice meglio, direttore di Sky TG24, che sarà intervistata da Giuseppe Cruciani, che tutti conoscete, conduttore della Zanzara, sempre Radio 24. Entrambi hanno una cosa in comune, che hanno vinto il premio Lino, che per quei giornalisti che sono in sala sa quanto è importante, no? Tra i diversi premi che si danno ai giornalisti professionisti. Buon lavoro, buona intervista. Grazie. Parte un filmato? Facciamolo partire. Introduzione by Enel. Ha cominciato con il premio Casalegno Giovani e non si è più fermata. Premio Tular, premio Lino e premio Ischia Internazionale. È Sara Baretto, torinese, classe 1972, capricorno, mamma commerciante, papà impiegato della Fiat, maturità al liceo scientifico Segre, studi in giurisprudenza con indirizzo economico, giornalista professionista dal 2000, un marito, due figli, Maya e Giuseppe. E una collezione di bussole, per non perdere la rotta? La sua giornata inizia alle 5, lei dice per insonnia, ma a quell'ora già divora notizie e giornali sul suo tablet. Appassionata di economia e di giornalismo, ha neanche 20 anni, è redattrice e conduttrice in una emittente regionale, la GRP. Ma il suo primo servizio è sul Torino Calcio. Provate a chiederle la formazione di quell'anno. Dagli studi torinesi la brava ragazza della collina crea il suo personaggio professionale, inventando 4 programmi tra informazione, inchieste e talk show, tutti incentrati sulla politica e l'economia della sua città, e sognando di essere Lilli Gruber. Nel 1998 il passaggio a Rai 3, dove continua a giocare di sponda tra giornalismo ed economia nel programma Italia Maastricht di Alan Friedman. È proprio l'incontro con il giornalista economico più popolare d'Italia ad aprire le porte del successo di Sara Baretto, un incontro che diventa un investimento e alla fine un'investitura. Con Friedman, infatti, la neogiornalista fonda nel 2000 miaeconomia.com, un sito di informazione economica e personal finance che presto diventa anche un programma televisivo di La 7. Ma Mia Economia, per Sara Baretto, è un vero e proprio trampolino di lancio. Entra nella redazione di Sky fin dalla sua fondazione nel 2003. Nel 2007 Emilio Carelli la nomina caporedattore, responsabile della redazione economica e conduttrice di Sky TG24 Economia. E nel 2009 dell'edizione del TG delle 17. La vetta arriva nel 2011, quando diventa direttore. Una sorpresa per tutti, anche per la stessa Baretto, che dice: fui molto contenta, poi anche un po' preoccupata. Legge di tutto, ama le serie TV, il suo film preferito è I tre giorni del Condor, ma lei è una vera aquila delle Alpi. In un'intervista ha dichiarato: se mi offrono il TG1 rifiuto. In Sky si va avanti, sì, ma per merito, e si cresce. Tra i suoi 400 collaboratori c'è chi dice che ama andare in profondità. Forse è per questo che con il marito, il giornalista e conduttore Salvo Sottile, passa le sue vacanze facendo immersioni sulla barriera corallina. Bene, dopo questo servizio da Corea del Nord, Kim Jong Baretto viene intervistata dal sottoscritto. L'hai trovata vagamente agiografico? Però, è chiaro che quando si vuole fare un profilo di una persona si mettono tutte cose positive. Ecco, per i ragazzi che stanno qui, quando volete fare un bel ritratto di una persona, non fate come quello che avete sentito. Allora, cara Kim Jong Baretto. Ma perché sapevano che c'eri poi tu dopo a intervistarli? Forse. Ma non è una critica ai gentili sponsor dell'Enel che hanno organizzato questo meraviglioso incontro, per carità. Però, insomma,
sembrava un po', come dire, un po' leggermente agiografico. Va bene, insomma, Sara Varetto fa un lavoro che io non farei mai nella vita, nemmeno se mi offrissero ponti d'oro, che è quello di grande organizzatrice di testa, ovviamente, ma anche di macchina, soprattutto di diplomazia. Io mi andrei a fare in culo dopo 5 secondi tutti. Invece tu, anche se hai la nomea di essere una piuttosto cattiva, non come la direttrice del New York Times, ancora galleggi. Però io mi chiedo una cosa che ha a che fare con la vita privata, ma in realtà ha a che fare benissimo. No, con il rapporto tra una giornalista affermata che è direttore di una testata importante, eccetera, che dunque ha un sacco di lavoro da fare, e la vita privata. La domanda è questa. Ma insomma, tu con che faccia a un certo punto vai da tuo figlio e gli dici: scusa, io oggi non posso stare con te perché devo capire quello che hanno detto Cicchitto e Gasparri. Cioè, questa è la prima cosa che mi viene in mente. E poi, so, questa è la stronzata, però la domanda seria è: la tua vita privata è un po' finita da un po' di tempo a questa parte? Parlo di vita privata, ovviamente, che riguarda tutto. Cioè, quanto ti senti in colpa per essere diventata direttore di tutto? Sono ancora troppo piccoli i miei figli per parlargli di Cicchitto e Gasparri. Ancora è troppo presto. Potrebbero appunto non avere una crescita serena, meglio lasciarli fuori da alcuni spettacoli ai quali assistiamo quotidianamente. Adesso per par condicio, diciamo, esatto. non solo Cicchitto. Possiamo dire altrettanto per tutte le formazioni politiche, però detto questo, è un sacrificio enorme. Infatti, grazie per questo ritratto, mai nella vita, di solito queste cose si fanno quando uno poi ci ha lasciato anche. Ecco, sento ancora in buona salute, quindi vi ringrazio fin troppo, ma quando dicevo ero spaventata quando mi hanno offerto di diventare direttore di Sky TG24, che ovviamente era un'affermazione e non ho avuto alcun dubbio per quanto riguardava la risposta, però indubbiamente ero spaventata soprattutto perché un all news, a differenza di quello che può essere un telegiornale tradizionale, è una macchina gigantesca che non si ferma mai nelle sue 24 ore. Insomma, qui c'è anche Roberto Tallei, che è stato per tanti anni il nostro corrispondente d'Ancona, oggi nella redazione politica, è sempre qui con voi al Festival del Giornalismo, anche lui è con noi sin dall'inizio, lo può testimoniare, un qualcosa che non rallenta, non può permettersi di rallentare. Poi è una televisione che vive di live, quindi anche nel superamento poi del modello dello news, da quello che era il modello più tradizionale di rullo, che magari era più ripetitivo, ovviamente con l'evolversi diventa un qualcosa che deve essere sempre rinnovato ad ogni edizione, e questo presuppone che tu non stacchi mai, quindi cominci la mattina appena apri gli occhi e non finisci fino a quando non chiudi con la rassegna stampa della sera. Pensi che hai una vita privata sacrificata o no? Allora, ce l'ho sacrificata quanto ce l'avrebbe un uomo, cioè nel senso che rispetto alla questione dei figli o altro vale lo stesso discorso, cioè poi io non penso che ci sia un problema femminile o maschile rispetto al ruolo che si ricopre, e anche per quanto riguarda il ruolo della famiglia. Poi insomma, sia io che mio marito facciamo lo stesso lavoro, questo aiuta perché ci si capisce molto quando non ci sono orari, non ci sono tempi, saltano per aria i weekend, le vacanze e tutto. Poi lo dico, io ho la fortuna di aver potuto sequestrare mia madre, che è andata in pensione quando io sono rimasta incinta la seconda figlia, e ha pronunciato queste parole, ha detto: certo, mi annoierò tantissimo. Non l'ha mai più detto, è stata prelevata dalla tranquilla Torino, trasferita a Roma, e quindi in questo sicuramente sono fortunata, perché poi senza adesso scoperchiare altri temi, ma indubbiamente nel nostro paese c'è ancora un tema complesso per quanto riguarda la famiglia. Intanto per restare un po' sul tema del panel, ma tu sei una di quelle favorevoli quando si parla di quote rosa sia in politica che nelle aziende, oppure pensi che sia, come penso io, sia una stupidaggine mettere dei recinti? Allora, in linea di principio sono assolutamente contraria. Di solito lo dicono sempre le donne affermate che sono contrarie. Fin troppo facile, perché se va bene, però... Se nelle all news italiane ci sono due donne e un uomo, dunque Giordano dovrebbe un po' preoccuparsi. E lui in minoranza. Potere femminile. Sì, poi però se andiamo a vedere tutto il resto dell'informazione, insomma, direttori donne non è che ce ne siano tantissime, e non ce ne sono state molte neanche in passato. Ci sono due donne e un uomo, tra i news 24...
Quello che resta ancora da risolvere è il fatto che in questo paese però siamo molto indietro. Cioè, in linea di principio anch'io penso che sia una scemenza quella delle quote, però attenzione, finché meccanismi di cooptazione però in tanti settori, dall'informazione a quelli della politica, sono dettati da tanti fattori che poco ineriscono al merito, allora è ovvio che una questione di genere si pone. Però non essere democristiano, cioè le quote nei consigli di amministrazione, le quote prefissate eccetera, aiutano oppure no? Sono necessarie? Allora, aiutano in un paese come l'Italia dove siamo indietro ancora tanto anni luce. Cioè, quando vedi nelle schede elettorali che bisogna mettere, per esempio, al di là delle aziende, un uomo e una donna, sei d'accordo oppure no? Te lo ridico, in linea di principio è una scemenza, in Italia se non lo riusciamo a risolvere in altro modo per un periodo, ma giusto per un periodo di transizione, sì, è ovvio. Sì. Senti, leggo un titolo di un giornale italiano dell'altro giorno a proposito del direttore donna del New York Times, che si chiama Jill Abramson, che è accusata di assenteismo e frasi offensive, però sotto la sua direzione il quotidiano ha vinto 4 premi Pulitzer. Vabbè, un tuo difetto qual è? Dimmi un tuo difetto subito. Assenteismo no, sicuramente, perché sarebbe quasi impossibile. Nel lavoro? Sì, nel lavoro. Certo. Nel lavoro del fare il direttore, io ho il sindrome, non te lo dirà mai, sindrome, no, io sono un po' maniacale. Dovrebbe dirlo Roberto, esatto. Però... Kim Jong nel regno di Kim Jong Varetto non si il dissenso. Bello, sta uscendo un'immagine simpatica. Te l'hanno fatta loro, l'immagine, una sorta di. No, sono un po' maniacale nei dettagli, ecco, sono un po' rompiscatole davvero nei dettagli. Rompicoglioni, così io dico rompicoglioni perché si capisce di più. Hai visto di peggio, ma è vero che una donna... Però poi il sindrome della lampadina, no? Se si brucia la lampadina, scaccia... Dico una banalità assoluta, è vero che una donna quando ha posizioni di potere tende a essere, a mostrare più cattiveria rispetto a un uomo, è una cosa che si dice sempre, secondo me è una cazzata pazzesca. Prudi, anche secondo me è una scemenza, l'unica cosa che uno deve tendere a mostrare di più, e questo è vero, è calma. Perché un uomo che si arrabbia è un uomo irascibile, una donna che si incazza, scusate la parola, è isterica. E quanti pregiudizi? Io devo dire che a parte questo altri non è che ne abbia mai trovati. No, io posso anche testimoniare che nonostante quello che ho detto anch'io poc'anzi, ma perché viene fuori dalle statistiche, io in tutta la mia vita professionale non ho sofferto di pregiudizi o altro. Nulla? No. Meno male. Bisogna dire che Murdoch ama molto le donne, cioè come direttore dei suoi media. Cioè abbiamo, come si chiama, Rebecca Brooks. Poi ma non lo fa più, sai, no, lei. Tocca qualche pezzo di ferro da qualche parte. C'è il legno, facciamo, visto che hai fatto una battuta anglosassa. E non lo fa più lei, però mi sa che ha smesso di fare il direttore, sì, là. Sì. Senti, ma quanto entra nelle vostre decisioni Sky, diciamo, la centrale operativa, il grande vecchio? Per quanto riguarda la linea editoriale, zero. Guarda, io ho lavorato in tante quando testate. Quando avete fatto quella cosa contro l'aumento dell'IVA, avete mandato la lettera a tutti i deputati, no? Tu eri già direttore, no? No. Non eri direttore? No. L'avresti fatto? Non la mandò Sky TG24, però sì, attenzione, vabbè, Sky, sì. L'ha mandata Sky, che Sky come azienda ha fatto bene a mandarla. Non mi fare distinguo tra Sky e Sky TG24 perché... E beh, attenzione, perché non si fa il distinguo tra l'azienda che ha una pluralità di attività e di interessi e una testata. Il problema è se Sky TG24 si fosse schierata, ma non lo fece neanche in quell'occasione. Poi anche tu citavi prima Rebecca Brooks, noi siamo stati l'unico... Ti sei imbarazzata per quella storia, tu, il fatto di essere lavorare per un'azienda che ha avuto uno scandalo di quel tipo, ti sei trovato un po' in imbarazzo? Guarda, non faceva piacere, però io ero direttore da una settimana, quindi immagina come... Esatto, come si può aver vissuto quegli momenti. No, io una cosa mi ha tolto dall'imbarazzo. Quando proprio scoppiò la vicenda, c'era l'audizione di Rupert e di suo figlio James. Io la mattina alle 8:30, ancora amministratore delegato Tom Mockridge, mi telefonò e mi disse solo una cosa per quanto riguarda questa vicenda, con quel suo italiano, inglese, sì, un po' particolare, e ovviamente la tratti come vuoi, click. Noi dobbiamo credere a questa cosa? Guarda, io bugie non le racconto. Ah, così, cioè non ti disse solamente questo, trattatela, sì, come volete. Tant'è che noi fummo l'unico canale a mandare in diretta tutta l'audizione, dall'inizio alla fine.
Poi abbiamo anche esagerato, perché poi vuoi essere, no, più realista del re, quindi anche nei giorni seguenti abbiamo mandato in onda anche scampoli delle audizioni di altri protagonisti, che oggettivamente erano anche notizie minori per il pubblico italiano, però devo dire che anche tanti colleghi, i giornali, insomma, lo rimarcarono. Ma quella cosa di mandare quelle lettere ai deputati che fu fatta da Sky, come dici, eccetera, fu una cosa di legittima difesa oppure pensi che fosse è stato giusto farla? Eravate veramente minacciati dal governo Berlusconi in quel momento o no? Sai, allora, le strade sono due in questi casi. O fai lobby di nascosto o fai un'azione così trasparente, pubblica, di fronte a tutti. Francamente, fra le due cose preferisco la seconda. Siete soddisfatti di questa risposta? Sì. Siete tutti molto Kim Jong Varetto. Fra un po' smetto le domande io, ne fate anche un po' voi, perché sennò ce la cantiamo insieme. Allora, parliamo un po' di cose che sono successe di recente. Per esempio, l'intervista mancata a Grillo. Che è una delle cose durante la campagna elettorale che è venuta fuori, insomma, dal vostro canale, nel senso che c'era è l'unico canale in cui a Grillo aveva concesso un'intervista. Aveva preso parlato, precisi accordi con me. Personalmente? Io ho parlato con lui. Parlato con lui due giorni prima. Allora, non è un imitatore, no? Eh? No, era lui. No, perché poi mi ha richiamato anche altre volte per altre cose. Sei sicura, no? Sicurissima. Non era. No, David. No. Ne abbiamo tanti, noi li facciamo ruotare un po', se no altrimenti annoiano. Sei sicura? Non era un imitatore? No, sono sicura, perché parlammo con tutto il suo entourage, compreso lui, ma compreso anche quello che poi fece la simpatica telefonata la sera prima, dicendo, guarda, allora poi siamo a Piazza San Giovanni, perché poi l'avremmo fatta pochi giorni prima della chiusura della campagna elettorale, noi seguivamo tutta la sua campagna, anche perché francamente la decisione presa dal punto di vista editoriale era che lui sceglieva di fare campagna elettorale in quella maniera, e quindi si riprendeva il comizio, perché quello era il modo in cui lui trasmetteva il suo messaggio e correttamente lo mandavamo in onda. Però quello che abbiamo sempre cercato di fare era, però, fatti fare anche due domande, perché non confrontare? Sì, facciamo questa intervista, mi chiamo lui, disse tutto a posto, tutto bene, due giorni, anzi la sera prima. Allora, com'era al telefono? Quando confermava, gentilissimo. Cioè gentile, così colloquiale. Quando era, sì, assolutamente. No, con te, com'è stato? Assolutamente gentile, colloquiale. Poi ci sono state altre telefonate magari più tese, sì. Con lui pure? Sì, beh, certo, perché poi è normale. Beh, dopo, quella cosa lì, diciamo che non è stato un episodio che... Poi devo dire, lui ha anche apprezzato il modo in cui l'abbiamo trattato, non ci siamo andati giù leggeri, perché tu mi dici la sera prima che fai saltare un'intervista, non mi dai una motivazione vera, è ovvio che in quel momento si stava chiudendo la campagna elettorale, dal suo punto di vista era appena stato a Torino, Piazza Castello, devo dire anch'io rimasi stupita, io ho mai visto quella piazza in 40 anni. Sì. Piena in quella maniera, e quindi probabilmente strategicamente ha deciso che non gli conveniva farlo. Non è che l'abbiamo presa male, però comunque, cioè, da un punto di vista... pensato sin dall'inizio di no, dire io di sì, quello no, di no, quello no, non ci voglio, no, quello no, perché è successo dopo. Cioè lui prima, tra l'altro è stato lui a annunciare l'intervista da noi, prima ancora che noi la rendessimo pubblica. Tant'è che, anzi, io avevo anche aspettato, ho detto magari poi cambia idea o altro, lui fece un tweet, prima a una radio, partecipò a una trasmissione radiofonica e lo annunciò, poi fece quel tweet dicendo sarò su Sky, TG24 e su Cielo, perché l'avremmo mandato in onda anche su Cielo in chiaro, perché fosse visibile a tutti, non soltanto agli abbonati di Sky Italia, e la sera prima torno indietro, il giorno dopo io mandai comunque il giornalista che doveva fargli l'intervista a Genova, perché lì la dovevamo fare, abbiamo reso pubbliche tutte le domande, tra l'altro lui non le aveva mai viste, né le aveva mai avute, le ha viste poi sul nostro teleschermo, le abbiamo rese pubbliche chiedendo perché non vuoi rispondere. Io credo che lì non abbia fatto una figura bellissima lui, perché... Ma dal risultato delle elezioni non sembra. No, ma io sto parlando di quell'episodio specifico, è diverso. Sì, però due giorni cioè, Grillo che rinuncia a un'intervista non non credo. È Grillo che rinuncia a un'intervista, è Grillo rinuncia, che non si fa... Ma è stato un cafone in quel caso? No. Si è comportato da cafone? No, non si è comportato da cafone, cioè, però rinunciare... non risponde alle domande. È diverso, è una questione di principio, proprio di principio basilare dell'informazione. Non risponde alle domande perché non si voleva sottoporre a delle domande alla fine. Che poi erano domande che non so se l'avrebbero mai messo in difficoltà o meno, non abbiamo la controprova. Quello che abbiamo come controprova è il fatto che lui scelse soltanto di fare comizi in piazza, cambio idea, anche per un calcolo ovviamente meramente elettorale. E chi ti fece chiamare? Guarda, non me lo ricordo, perché lì sono due o tre quelli che lo seguono sempre, comunque sono quelli che lo accompagnano sempre. Sì. Cioè... E dopo tu ci hai riparlato? Dopo ci ho riparlato un paio di volte, sì. Sì? Sì, sì. Ti ha promesso che farà un'intervista oppure no? Ma sai...
non è che dire. Ci credo poi così più tanto. Ah, eh. Non ci credi più, eh? Se te no. Lo dice non ci credi più. No, nel senso che non me l'ha detto, in realtà chiamo sei una... Sei perfetta per fare uno scherzo, purtroppo gli scherzi non si annunciano, uno scherzo con un finto grillo che ti assicuro l'intervista, eri perfetta, non ci ho pensato. Però potevi, però io sono sempre molto cauta. Si poteva pensare, però il modo c'è, non ti preoccupare, il modo per arrivare a te c'era. Sarò molto allerta. No, ormai è morta così. Senti, invece che ne pensi dello streaming? Voi li avete mandati in diretta anche sono dei documenti tutti abbiamo mandati no, li abbiamo mandati sul canale principale, gli streaming sia di Bersani che ecco, quello di ieri con Letta, entrambi li abbiamo mandati sul canale principale, sono dei documenti, non credo che serva a niente fare le consultazioni così, però cioè tu pensi che sia una forma di trasparenza oppure paradossalmente, ed è quello che penso io, è una finta trasparenza, perché in realtà sapere che vai in diretta e tutti ti possono sentire distorce completamente la cosa, cioè non è la vera trasparenza, a parte che la trasparenza vera e propria non c'è mai, ma è meglio a quel punto fare un incontro a porte chiuse e chi se ne frega, perché il fatto di stare in diretta stravolge tutto. Ma sì, soprattutto poi con il precedente che cioè non sei stato te stesso quando sei in diretta, no? Assolutamente. Tu sei d'accordo che non è una forma di trasparenza? Ma non sono consultazioni, non è una consultazione, diventa... Una prova di forza. Sì, bisogna vedere chi vince, quindi devi uscire vincitore e si riduce a questo. Ma poi che trasparenza è? Quando sono andati a Fregene, e tra l'altro c'era andato proprio Roberto, c'era lo streaming della loro unione dentro? No, certo. In altre occasioni quando fanno c'è lo streaming? No. C'è lo streaming quando sono andati dal presidente Napolitano? No, l'hanno fatto quando volevano fare una prova di forza. Una volta gli è andata abbastanza bene, la seconda volta mi sembra molto meno. Ecco, secondo te che dai un voto a Bersani contro Grillini e a Letta contro Grillini? Dai, è scontato, è facile, su, dai, esponiti un po'. È scontato. Cioè Bersani, Grillini, hanno vinto i Grillini quanto? Ma certo, fu un disastro, però era anche un momento completamente diverso. Bersani andava lì con lo shock di essere arrivato primo, come ha detto lui, ma di non aver proprio vinto le elezioni, e quindi andava a chiedere a questi che invece erano nel loro massimo fulgore, nel punto più alto, andava a chiedere voti, però. Completamente diverso, quindi andò malissimo. KO, seconda ripresa. Ma anche proprio l'immagine era diversa rispetto a ieri, e cioè Letta? Anche come si è posto Letta. Sì. E beh, Letta è stato più bravo ieri, c'è poco da dire, ma ripeto, è stato più bravo perché era più facile. Era più forte. Era molto più facile, c'erano appena state le votazioni in Friuli dove si è visto che Grillo ha cominciato a perdere, già è sceso al 19-20%. Anche dai sondaggi nazionali, poi si è visto anche che alcune mosse insomma non sono piaciute, i dissidenti cominciano a aumentare o altro, hanno criticato i due portavoce, insomma sta bella coppia Crimi Lombardi. Non so, a me lo dici, tu lo devi dire, la bella coppia, spogliati un po', c'è una coppia inquietante? Beh, è una coppia insomma, Crimi ti viene da difenderlo. Perché? Beh, sempre comunque, no. Qualcuno no. L'ha definito una volta un procione lavatore, non mi ricordo come sembra. Vabbè, eccetera, eccetera. Io ho delle altre cose un po' più arde. La Lombardi diciamo che non ispira proprio simpatia come dal punto di vista della comunicazione, ecco, diciamo che ha scelto una cifra comunicativa, così mi dici che non mi espongo. Sei le maestre delle elementari cattivi. La supplente. La supplente. Sì, la supplente delle elementari. La supplente delle elementari, una cosa terrificante. Senti, ma... Invece parliamo un po' di questa, del fatto che voi avete annunciato a un certo punto che avreste fatto lo stesso il confronto tra i leader, e poi invece non l'avete fatto. Come no? L'abbiamo fatto. No, tra i leader alla fine, insomma. No. L'abbiamo fatto, virtuale. Virtuale, vabbè. Non sono voluti venire, noi no, comunque l'abbiamo fatto. Però voi a un certo punto avete detto chi ci sta, lo facciamo lo stesso. E perché poi alla fine non l'avete fatto con chi ci stava? E l'avremmo fatto... Per questioni diplomatiche. No, è che alla fine, adesso, a parte tutto, ci siamo guardati in faccia, in redazione. E chi aveva accettato? Allora, alla fine... Ingroia, sicuro, perché sì, andava da per tutti. Ingroia. L'avremmo fatto con Ingroia, con Giannino... E vabbè, cioè, Ingroia, Giannino, poi... E Monti. Giannino era già azzoppato, diciamo, E basta. E Monti, cioè Monti, Ingroia, Giannino, gli unici che... Chi è che non ha voluto proprio fare il confronto a sei? Guarda, hanno messo una serie di veti incrociati. Berlusconi ha detto, accetto se ci ingroia, ma non ci devono essere né Giannino, e vabbè, Grillo ci ha risposto, poi noi abbiamo reso pubbliche tutte le risposte, perché le abbiamo riprese quando portavamo gli inviti, eccetera. Grillo disse, con questi ectoplasmi non mi confronto, e quindi alla fine diventava abbastanza, forse poco utile, e quindi l'abbiamo fatto virtuale. No, io devo dire che quella è stata anche un'operazione che poi come ascolti è andata bene, ci abbiamo messo a confronto, abbiamo fatto le domande che avremmo fatto, che poi erano i temi della campagna elettorale, non è che ci è voluta
un grande ingegno, andando a pescare il loro pensiero su tutto, dando parità di tempo a altro. Ci siamo anche divertiti dal punto di vista poi tecnologico, perché l'abbiamo fatto in una sorta di set virtuale o altro, qui dove comparivano anche loro, e quindi qualcuno è stato anche un format televisivo che poi ci piace anche molto sperimentare a TG24. Voi vi siete fissati con questa cosa del confronto, no? Avete fatto del confronto, no, ve lo dico non in senso necessariamente negativo, però vi siete anche in maniera ossessiva, no? Bisogna che la politica italiana conosca, diventi un po' più anglosassone, come negli, non solo anglosassone, come negli altri paesi occidentali. Fanno in tanti paesi. Sì, eccetera. Però l'Italia è anche il paese dove c'è un overdose di talk televisivi politici. Ma è un'altra cosa il confronto, no? No, sì, è completamente cosa. Diverso. Qualcuno dice che sterilizza addirittura le differenze. Ma non è vero. Vabbè, questo io ti devo dire che c'è quello che dicono, se no facciamo King Yong Varetto. No, ti sto dicendo perché ci siamo fissati. No, vi siete fissati perché avete abbandonato un certo tipo di talk, no? Avete abbandonato, prima avevate all'inizio, Sky TG24 aveva un talk che era quello di Formigli, dopo il talk di Formigli è un esperimento che avete fatto col vostro ex direttore, che non è andato più avanti, o comunque non so se rifarete, alla fine adesso di approfondimento, chiamiamolo così, diciamo di talk, poi avete Sky TG24 pomeriggio, avete la mattina... C'è sempre approfondimento, è evidente, però un talk separato c'è solo l'intervista più o meno di Maria Latella, da quello che io so. No, anche Sky TG24 pomeriggio in realtà è un talk a tutti gli effetti di due ore. È ovvio che è un talk diverso rispetto ai talk tradizionali, perché è insertato in un flusso di notizie e quindi è legato al telegiornale. Ma questa è una scelta ben precisa che volete, che manterrete, non avete intenzione di fare un talk diverso come gli altri, ne so, un tipo servizio pubblico, tipo. Allora, noi avevamo questo talk, tra l'altro all'inizio anche Corrado, come me, non eravamo di Sky, noi eravamo di una società esterna, eccetera, e quindi insieme avevamo ragionato e fatto poi controcorrente. Quando Corrado è andato via si è fatto anche un ragionamento differente, cioè, allora, dal punto di vista del flusso, quello che i telespettatori si aspettano da un All News è sempre l'aggiornamento minuto per minuto, quindi anche il dibattito deve essere inserito in quella logica. E poi soprattutto quello che ti aspetti come nostro telespettatore è un ruolo principale delle cose live, cioè dei documenti che arrivano, dei live all'esterno, perché tu non vuoi stare chiuso in studio. Cioè siete incompatibili ormai con un talk tradizionale di quelli che vediamo nelle altre televisioni, sto parlando sì, appunto adesso, ho fatto due esempi. Sì, devo dire la verità, interessa meno, ma anche perché... Noi siamo bravi a fare questo, probabilmente saremmo meno bravi a fare quello. Vabbè, dipende a chi lo fate fare. No, no, c'è un tema sicuramente di questo tipo. Poi in realtà tutto cambia e ci si può inventare cose differenti, però sul confronto una cosa voglio dire, siccome non sterilizza un bel niente, cioè sterilizza un meccanismo, che è quello del talk dove... è anche divertente, crea anche... Che non esce fuori il sangue dal coso, la battaglia. Però esce anche fuori la battuta, tutto si gioca poi anche soltanto magari più sull'abilità di creare un percorso narrativo funzionale alla spettacolarizzazione di quel fatto, che non poi... Quando si tratta di scegliere per chi andare a votare, secondo me è più utile, è più urgente che ci sia un confronto paritario fra... tutte le posizioni, e che quindi tu da casa non è che poi rischi di premiare o farti convincere di più da chi se l'è giocata meglio, da chi aveva anche il commentatore a favore che faceva le battute, le cose, ma semplicemente dalla forza del messaggio e anche dal carisma del personaggio. Perché poi tu sei convinta, diciamo, ovviamente dell'utilità di questo confronto, però non è che senza confronto noi siamo una democrazia, come dire, no, minore rispetto alle altre dal punto di vista del comunicativo, secondo me. Cioè, secondo me invece è il posto dove veramente c'è il massimo dei talk show politici in tutte le salse, cioè, da quelli che hanno un conduttore che conduce dicendo la propria, insomma, a porta a porta, eccetera, eccetera. Cioè, non è che non c'è. È vero, però manca quello. Manca invece il momento in cui tu confronti. Cioè, manca due minuti. No, non è due minuti. Questo è il tema. Qual è la tua posizione? Do lo stesso la possibilità anche all'altra persona. Sono i temi poi che riguardano più da vicino la vita, perché anche sul tipo di domande, no? Magari è meno divertente perché non si cerca quella che è la dichiarazione più simpatica, più divertente, che sfruguglia di più l'interlocutore, ma vai su cosa. Se vuoi sono anche più noiosi, per certi versi, sicuramente. Sono più noiosi. Da un certo punto di vista di spettacolarizzazione sì, poi da un punto di vista invece di resa televisiva di format no, perché per esempio il confronto che abbiamo fatto con le primarie del centro-sinistra era tutto fuorché noioso, ma davvero tutto fuorché. Domande? Prime domande, dai, su, qualche domanda? Kim Yong Varetto risponde. Ma anche a Cruciani, fatele. No, io non c'entro. Perché vuoi che facciano domande a me? Sì.
Arriva, microfoni. Pausa. Le pause sono tremende. Ecco, io volevo fare semplicemente un riferimento a quella che è stata la campagna elettorale politica, anche attenendomi al tema della ovviamente la presenza rosa in certe cariche. Come è ricaduta la scelta su Ilaria D'Amico per intervistare diversi candidati quando mi pare che fosse Semprini aver intervistato durante le primarie del PD i candidati? E un riferimento a Crimi, che ha detto che a noi giornalisti ci odia tutti, quindi se la tua simpatia è più per tenerezza che altro... Ho utilizzato un'altra espressione, veramente, comunque. E infine volevo dire una terza cosa, appoggiando l'idea del confronto. Io personalmente sono d'accordo, perché l'Italia mi sembra piena di talk show politici dove ognuno riesce a dire la sua senza avere una contropartita, e io, indipendentemente dai miei colori politici, qualsiasi politico ascolti sembra avere ragione. Poi però è di fronte al confronto che, a mio parere, emerge un po' un vincitore, sia per carisma che per qualità, eccetera. Quindi, bene o male, la scelta di Sky in G24 io la provo in pieno. Ti posso dire una cosa su quella cosa di Crimi che ha detto lui, perché soprattutto perché ci sono molti ragazzi qui della scuola di giornalismo. Crimi fu intercettato, questo dimostra che in realtà i tesserini, le cose non è che poi contino molto, no? Crimi disse una volta, e furono dei bravissimi ragazzi della scuola di giornalismo della Luis, di Radio Luis, ad appostarsi nell'albergo in cui Grillo ospitava, e andò a trovare i leader grillini, chiamiamoli così, prima del, non mi ricordo se, cioè in uno dei momenti clou della, dopo le elezioni, e lo inseguirono per strada e poi si misero in un ristorante, perché lui doveva mangiare, perché uscirono alle 11:30, e gli tirarono fuori quelle parole tra cui i giornalisti mi stanno sul cazzo, no? Poi uno di questi ragazzi della Luis era un mio amico, una persona che conoscevo, peraltro il figlio di Sgarbi, e mi chiamò e mi disse: guarda, abbiamo questa cosa. Allora poi noi la facciamo diventare nostra, eccetera. Ma la cosa curiosa è, primo, che gli scoop li possono fare tutti, anche i ragazzi, basta avere un minimo di iniziativa. E la seconda cosa è che i grillini attaccarono loro perché non avevano il tesserino da giornalista, perché dissero quelli poi non erano nemmeno giornalisti, erano dei ragazzi della scuola di giornalismo della Luis, che nella loro mentalità è una cosa anche ridicola, però devi rispondere tu. Tra l'altro proprio loro, che ce l'hanno tanto con la casta, sì, col tesserino, poi dicono che non sono giornalisti. Sì, non erano quelli nemmeno che, giornalisti. Certo. No, io dicevo, in realtà era più ironico il mio commento su Crimi, cioè nel senso che nella sua parabola, da quando è diventato portavoce, spesso si è trovato a essere smentito, a doversi smentire, autosmentire lui da solo un'ora dopo. Poi mi viene in mente sempre ricordate quella scena dove lui ha chiamato l'onorevole Lombardi e lei l'ha ripresa subito dopo le consultazioni, mi pare fosse da Napolitano, la prima volta che sono andati da Napolitano, l'ha sgridato lì in quel senso. Poi è ovvio che era più un commento ironico che non nei fatti. Allora, il Gianluca Semprini versus Ilaria D'Amico, perché? No, lo chiedo perché in realtà, ma giustamente non è che uno vede tutto il nostro palinsesto, le prime interviste che abbiamo fatto a Silvio Berlusconi, a Mario Monti e a Pierluigi Bassani le abbiamo fatte fare a Semprini. Cioè abbiamo fatto, anche per alternare un po', perché poi lo sapete, è una campagna elettorale che tranne Grillo per il resto si è combattuta molto in televisione, quindi non dico che gli avevamo fatto il pass stabile, ma quasi, no? Perché venivano sempre, quindi abbiamo fatto anche un minimo di format differenti, abbiamo fatto delle interviste che ha condotto benissimo Gianluca, perché Gianluca devo dire che è sicuramente uno dei più bravi, ma ce ne sono tanti e stanno anche venendo fuori molto di più, insomma stiamo anche puntando a far vedere che talenti ci sono a Sky TG24, perché ce ne sono tutti. Una volta noi eravamo sempre considerati, no, l'Ansa in video, l'agenzia a rullo alto, io credo che invece questo stia cambiando anche nella percezione, e grazie a tantissimi nostri colleghi che lavorano con noi. Ilaria, la scelta di Ilaria è stata anche per lei, per riprendere un po' un filo della sua esperienza, no? Lei era stata exit e poi aveva scelto di occuparsi soltanto di sport, ma neanche di sport, di essere un volto Sky. Perché poi secondo me ha carisma e mette anche un po' in soggezione, sì. Vero? Poi lei ha una modalità
nell'intervista, esatto, che li tiene abbastanza sulle spine, perché sembra che abbiano anche più voglia di fare bella figura con lei, passami il termine, che non con i telespettatori. Ad alcuni piace essere, capito, dalla D'Amico un po' maltrattati. Sì, un po' maltrattati dalla D'Amico, cioè questo aspetto sadomaso, secondo me, un po'. E poi lei è molto brava. Essendo i politici la maggior parte. E qui è molto brava. Io l'ho considerato un ottimo valore aggiunto nel corso di una campagna elettorale che ha visto in campo la nostra redazione del Politico, ha visto in campo tutte le nostre risorse, e tant'è che con Ilaria poi si ragiona sempre se c'è un'altra campagna elettorale imminente di tornare a fare delle cose. Senti, insieme. Mi viene in mente una cosa prima di far fare una domanda, che eri tu, no? Dopo. Perché rispetto, adesso uno, qualche malato di mente, io meno, però ogni tanto lo faccio, magari fa Sky TG24, poi passa Rai News 24, no? TG.com, eccetera. Io lo faccio di meno perché, vabbè, insomma... di solito tutti guardi quelli... sempre noi tu. Sì, guardo sempre voi, vabbè, non te lo dico, lo sai, però, ma lo dico quasi per abitudine, poi ogni tanto cambio, però vedi i conduttori con le conduttrici, perché sono tutti più belli i vostri, cioè, non si capisce, è una cosa pazzesca, cioè, per una specie di casting, cioè, di casting. Alcuni dicono perché siete partiti dopo, cioè, una selezione naturale, che fate? Cioè, allora, dai, dimmelo sinceramente, cioè, c'è un discrimine di questo tipo? No, allora. Vabbè, ci ho provato. Siamo più belli, a parte che stanno diventando più belli anche gli altri, non so se lo notate. Quindi, esatto. Orrenda, perché la bellezza è una cosa ridicola. Però oggettivamente è così. Insomma. Ma adesso magari non mi far dire che abbiamo citato due volti straordinari, bravissimi. Una molto bella, Gianluca. Allora, stai dicendo ha una simpatia straordinaria. Gianluca Semprini è più bravo che bello, cioè, no, è bruttino. L'ha detto. Non fa della bellezza la sua arma migliore, diciamo, no? Fa sicuramente del talento, ma questo per dire che non li scegliamo così, almeno io personalmente non ho mai scelto un giornalista in base all'avvenenza. Ecco, è una tipologia questo che può piacere il signor Semprini. Semprini può anche piacere. Ha un suo fascino, assolutamente, e c'ha una serie di fan, però diciamo che Gianluca, andiamo, sono altre le qualità che mettiamo in luce. Domanda, dai. Microfono. Comunque, ha detto, Semprini è più bravo che bello, insomma. Così. Quella frase lì l'hai detta tu? No. Sì, ma una curiosità sulle primarie, che si era fatto anche l'hashtag su Twitter X Factor primarie, no? Volevo sapere se c'era stato uno studio di Sky per far così. Guarda, per e dirti posso, quanto posso, questi fenomeni... Sì, aggiungo un'altra domanda che era sulla D'Amico, che avete già in parte risposto. Volevo sapere se potrebbe diventare appunto magari quel talk, c'è qualche progetto anche vago del genere... E ultimo, si era parlato di un canale Sky TG24 Economia, non so se è anche quello un progetto, e se posso un'ultima curiosità, visto che voi avete il sito, no, anche che molti guardano Sky TG24 su internet, in streaming, che numeri fa per curiosità e se anche lì sul sito di Sky TG24 c'è qualche progetto di farlo diventare più simile a un portale quotidiano, eccetera. Allora, per quanto riguarda Ilaria, quello che ho già detto, cioè ne stiamo parlando perché siamo rimasti soddisfatte, diciamo, entrambe le parti, sia io che lei e anche l'azienda, dei risultati che ha portato con lo spoglio. Quindi sicuramente ci sono dei pensieri e dei ragionamenti, soprattutto in vista di quella che poi potrebbe essere, vedremo quando, esatto. Per quanto riguarda il sito, non ti so dire dei numeri, so che ovviamente viene visto molto, poi non ci dimentichiamo che TG24 è anche visto su iPad grazie alla sua applicazione Sky TG24 e anche e soprattutto grazie a Sky Go, dove adesso ci sono anche i canali dell'Active, e non mi metto a fare pubblicità, però così li potete vedere anche in... Il clima è da Corea del Nord, almeno quello iniziale, basta questa cosa. Vai. La prima domanda che mi hai fatto invece... Ah no, guarda, quello è stato una debacle per noi, no, non sto scherzando, perché in realtà l'hashtag, adesso mi terranno orecchie quell'ufficio stampa che non dovrei raccontarlo, cioè noi avevamo fatto tutto un altro hashtag, cioè no, il nostro hashtag con cui i nostri stavano promuovendo l'evento e volevano che la gente twittasse era un altro. Tu non sei su Twitter però? Io ci sono, ma, ci sei, ma ti sei leggo. Assente praticamente, io hai leggo. Paura di Twitter? No, anzi io tutti i giorni vado, leggo eccetera, ma però non scrivo. Twitti mai, no, non ti pronunci mai. Perché?
perché pensi che una persona che cioè un esposta, un direttore non possa, perché è un luogo dove ovviamente le persone, la maggior parte delle persone esprimono la propria opinione anche su cose che sì, avvengono. Sì, è difficile farlo a titolo personale. Cioè, ecco questo. È difficile farlo a titolo personale. E allora i ruoli è difficile distinguere. Per una questione, sì, esatto, per una questione anche di insomma di opportunità, coerenza col ruolo. Però no, sì. Io leggo tantissimo su Twitter tutto, anche quello che scrivi tu. Anche se io penso che sia alla fine un'ipocrisia. Io per esempio ho dichiarato pubblicamente, ma l'ho fatto anche in altre occasioni, quello che ho votato alle elezioni, no? E io credo invece che sia una cosa di grande trasparenza, perché penso che ci si debba un po' scodare di dosso quell'idea che tu se dici chi voti sei etichettato in quel modo, come se il voto fosse un timbro che ti mettono in faccia e di cui non ti liberi più. Io ho detto pubblicamente più volte di aver votato per Berlusconi, ho votato anche il PD in alcune occasioni, anzi in una sola occasione, ho votato per i radicali, ho votato un sacco di cose, che potrebbe essere anche una balla per qualcuno dicendo che ha votato tutti. Anche facile, certo. Abbastanza, è anche facile, anche no, però, diciamo che ho votato più Paravento volte, abbastanza votato, così. No, però ho votato, sì, perché alla fine dice che hai votato tutti, così non hai scontentato nessuno. No, in realtà nessuno. Non ho detto che ho votato tutti, se poi ti faccio l'elenco di quello che ho votato, non è molto interessante, dal 94 in poi vedresti che magari ho votato più volte per Berlusconi che per altri. Però non è che uno se vota viene, no, a un timbro, viene catalogato, in Italia spesso succede così. Tu per esempio per chi hai votato alle elezioni, alle ultime elezioni? Quello, per, possiamo dire, dai, quello per cui avevo votato all'elezione prima e anche a quella precedente. Io ho votato sempre lo stesso partito, per cui non dico qual è. E perché? No, perché? Perché vedi qual è la paura in Italia? La paura in Italia è quella che se tu dici... No, io non ho nessuna paura. No, no, la paura, ma la paura nel senso non deve essere mica il terrore. La paura è che se tu Corea dici, del Nord. Se, no, se tu dici che hai votato PD perché hai votato PD, allora... Chi ha votato PD? Io non ho votato tu PD. Hai votato PD, sì, dai, hai votato PD, dai, è evidente che hai votato PD. Ma sì, hai votato PD. Io non ho... Vabbè, comunque, insomma, se tu dici che hai votato qualcuno, poi potresti avere problemi nel tuo lavoro. Questa è la realtà. O comunque qualcuno ti potrebbe percepire il tuo canale come meno indipendente. Ma questa qua è una cosa che bisogna combattere. Hai ragione, è una scemenza. Bisogna affrontare, combattere, è una scemenza assoluta. È una scemenza, ma è talmente una scemenza che, per esempio, noi siamo stati accusati per un periodo di essere berlusconiani, per un altro periodo di essere vicini al centro-sinistra. Berlusconiani quando, scusa? Come no? Abbiamo avuto un periodo in cui diciamo che parlavamo solo di Berlusconi, che abbiamo avuto anche dei richiami dell'Agicom perché davamo troppo spazio in campagna elettorale soltanto, non so, comunque con una dominanza del centrodestra, ci hanno accusato di quello. Poi ci hanno accusato di essere montiani perché Monti aveva fatto alcune cose da noi, eccetera, sì. E quindi ci hanno detto che noi eravamo montiani. Poi ci hanno detto invece che eravamo vicini al centro-sinistra quando abbiamo fatto il confronto del centro-sinistra. Guarda, ci hanno già dato tutte le etichette, io la considero anche una cosa positiva, sai, alla fine se ci sono andate, no, tante questa, perché appunto, a maggior ragione tu sei, voglio dire, sei a maggior ragione penso che tu ti possa liberamente dire quello che hai votato. Dici di aver votato sempre la stessa cosa da quando? Da sempre? Da quando voti? Io ho votato bene o male la stessa cosa da sempre, da quando voto dal 1990, da quando ho compiuto 18 anni, quindi dal 90 ho votato bene o male quasi sempre la stessa cosa. Quello che posso dire però è che io ho orrore di questo sistema elettorale, perché andando a votare uno cerca di votare bene o male magari secondo le sue idee, il suo pensiero, quando è poi da solo, certo, quando poi leggi la lista fai veramente fatica nella cabina elettorale. Però che hai votato, dai, puoi dire, diciamolo, non lo perché dico, non lo dici? Ma penso che non freghi niente a nessuno, ma tra no, l'altro. Vabbè, non freghi niente a nessuno, siamo qui chiacchierando di un po' di tutto, allora ci sta pure che tu dici ho votato Monti, ho votato PD, ho votato Grillo. Vedi che ti sto facendo già cambiare idea. Grillo non l'hai votato, a meno si può dire non ho votato Grillo. Così l'intervista Grillo, mai più, no, ammazziamo la possibilità dell'intervista a Grillo. Comunque, secondo noi me, ci lavoriamo sempre anche me a quello. Secondo me ancora, la ragazza è molto libera di mente, però ha ancora questo piccolo pregiudizio, che no, è quello di non pregiudizio. Dire, bisogna liberarsi di questa cosa. Sì, ho votato questo e me ne frego di quello che potete pensare, perché tanto non ho il timbro PD, Monti, quello che è, non ce l'ho. Sono d'accordo con te, non c'è nessun timbro, detto questo penso questo. Che per il mestiere che faccio lui lo io... Lui sa, Roberto Tallei di Sky G24 sa chi per chi ha votato il suo direttore, lo sa, lo puoi immaginare, dunque è sicuro. Secondo me è anche un po' bersaniana. L'hai fatto arrossire comunque. No. Va bene, domande, se no ci parliamo addosso. Eccoci. Una domanda all'estero. Essendo una donna straordinaria, da quando ho capito in questo incontro, una specie di status symbol Jane Fonda, come si sente a volte
di lanciarsi in mare magnum. Mi sta banale. Prendendo in giro? No, sul serio, lei mi è piaciuta. Come si sente di essere straordinaria, fare domande insolite? Lei è una specie di rivoluzionaria nel mondo del femminile in Italia. No, mi sta dando veramente, sì, assolutamente troppo credito, quindi è solo grazie a che c'è lui che è cattivo, allora io sto facendo bella figura, ma per questo, a parte le battute. E, no, io quello che ho detto prima davvero, cioè il tema del ruolo, del percorso, di carriera delle donne nel nostro paese, sì, è complesso soprattutto perché ce lo dicono i numeri, poi io insisto sempre che ci sono dei meccanismi di cooptazione sbagliati che però non riguardano l'essere donna o uomo, ma insomma riguardano meccanismi che sono poco meritocratici. Sta aizzando qualcuno a dirmi delle cattiverie? No. Ecco. E, meccanismi poco meritocratici, meccanismi di nepotismo a livello veramente, cioè insomma, solo l'Inghilterra ha una mobilità sociale minore della nostra, perché sennò altrimenti qualsiasi altro paese ovviamente occidentale ci supera in questo, no? Ah. Le statistiche, questo è un fatto, c'è poca mobilità, quindi sì, c'è il problema uomo-donna, però in realtà c'è un problema più di rigidità proprio nei meccanismi di cooptazione nelle carriere. Poi io dico sempre che per me la cosa uomo-donna è un po' una stupidaggine, cioè io non ci credo, non è che c'è un modo di fare un lavoro da donna o da uomo, cioè uno fa il giornalista, il direttore, il comunicatore, e secondo la propria inclinazione, le proprie capacità, non c'entra niente con un uomo o una donna. Altre domande? Eccoci. Allora, forse mi ha appena risposto, però le volevo fare un po' così questo lancio: i complimenti degli uomini alle donne. A volte è un po' labile il confine fra quello che è un complimento, magari anche un velato insulto. A volte, insomma. Per esempio, Berlusconi che diceva le donne l'altra metà del cielo e poi appunto magari non le considerava molto in fase di governo. E il giorno dopo la scelta dei saggi di Napolitano, tutti uomini, Gramellini sulla stampa il giorno dopo ha scritto: "Bah, le donne sono troppo pragmatiche, si sarebbero alzate dopo 5 minuti, vista l'area di sterilità, e se ne sarebbe andato." Sì, non so se ha scelto 10 uomini perché le donne sono troppo pragmatiche. Io credo sia stata, ma l'ha detto anche lui, poi anche il presidente Napolitano, poi ha detto: mi dispiace in effetti che non abbia inserito in quei 10, però io credo che... Cioè, ti è dispiaciuto? Lui l'ha detto. No, ma tu, per te era un problema? Ma allora... Diciamo la verità, ecco, visto il motivo, cioè doveva prendere tempo, si sono in modo intelligente inventati una cosa che poi però qualcuno gli ha, come dire, buttato in cacciara con scherzo a Onida, che tanto forse gli hai tolto anche la possibilità di fare il ministro, adesso vediamo perché... Esattamente, cioè, ma è ovvio che lì eravamo in un impasse dalla quale stiamo faticosamente forse uscendo in queste ore. Si doveva approntare una cosa che fosse anche un po' attendista. Tra l'altro, l'ultimo dei pensieri, penso, di Napolitano in quelle ore era di bilanciare uomini, donne, giovani, non giovani. Ecco, io quello non l'ho trovata una cosa, francamente. Non mi sono sentita turbata, ecco, dal fatto che non ci fossero donne. Senti, pensi che ci sia invece, come sostiene Travaglio, e per me in parte è anche vero, da parte della stampa in generale, in questi giorni una certa, riverenza eccessiva nei confronti del capo dello Stato, nei confronti di quello che fa Napolitano? È vero che lì c'è un pubblico da preservare, anche un marketing giornalistico da conservare per quello che riguarda il Fatto Quotidiano, però è vero secondo te o no che c'è una insomma, l'altro giorno Napolitano ha detto una cosa, la stampa dovrebbe collaborare, insomma non andava detta, non c'era nessun motivo per dirla, anche se spesso i presidenti della Repubblica hanno questo ruolo un po' ecumenico di dire: beh, anche la stampa, siate buoni, no? In questa fase si sta cercando di fare questo lui. Sì, però non l'hai trovata questa frase di Napolitano rivolta all'informazione, al mondo dell'informazione: anche il mondo dell'informazione deve collaborare affinché si trovi una sintesi, in fin dei conti non è il compito dell'informazione trovare una sintesi, o comunque, anzi dovrebbe essere in teoria il contrario, dovrebbe andare a cercare. Non l'hai trovata eccessiva quella? Fai una critica a Napolitano, su, cioè. No, guarda, no, è che io dico la verità, quello che penso.
senso, cioè è stata fatta una cattiveria obiettivamente a Napolitano. Beh, sì, perché voglio dire, Napolitano voleva andare via, cioè basta, alla fine ha accettato, è una persona che comunque si sta sacrificando in questa fase per il paese, probabilmente, e qua così sei contento, anche perché sa che in passato magari qualche errore è stato commesso in parte anche da lui, e che quindi siamo arrivati a questa situazione per una serie di concause, per una serie di concause, e quindi si è assunto questa responsabilità. Però parliamoci chiaro, stiamo parlando di un uomo che ha l'età che ha e che sta cercando, tra l'altro invece il discorso che ha fatto alle camere mi è piaciuto moltissimo, non capivo anch'io perché questi applausi. Voi come Sky TG24 non accogliete l'invito di Napolitano, eh? Voi come Sky TG24 non accogliete questo invito di Napolitano a essere... Ma non accogliamo l'invito di nessuno, cioè continuiamo a fare il nostro mestiere e basta. Punto. L'hai trovato un po' ridondante anche tu quella cosa là? No, normale. No, cioè voglio dire, capisco che cosa l'ha ispirato. Che uno scherzo. Telefonini? Vabbè. Vabbè, succede. Che è successo? Siete morti. Siete morti. Questo non è concordato, cioè, è lui che è un coglione. Cruciani, sei un povero cretino, morto, zombie che cammina, ma che cazzo fai? Si è messo in regia questo. Lavaretto, ma non andrò mai a Sky TG24, ma chi se ne frega del flusso di notizie? L'Enel è morta, l'energia elettrica non serve a un cazzo, basta la dinamo. Arrivederci, basta, morti, zombie, giornalismo, vaffanculo. Viva Crimi, Movimento 5 Stelle, ciao, basta. Vabbè, sei inserito a cazzo di cane. Senti, facciamo un po' di... Ma è vero che ti stanno... È vero che Rai News 24, TG Com, ti stanno un po' copiando nella grafica? Vedo un po' delle cose simili, no? O no? Copiando, sì, ti stanno un po' copiando. No, magari copiando no. Fa piacere che alle volte puoi vedere che ci sono delle cose che quali diventi, cioè, si ispirano. Adesso io poi sono maniacale nelle cose che riguardano l'avanzamento tecnologico, gli strumenti nuovi, la possibilità di usare grafiche diverse anche per arricchire l'offerta e anche il modo in cui ti poni con i telespettatori. Però poi vi stanno copiando nella grafica, no? Perché voi da questo punto di vista avete una grafica innovativa, molto innovativa, non c'è dubbio, cioè è bello vedere. Puoi vedere anche, insomma, la grafica, così è molto importante, cioè il modo in cui ti presenti al di là di quello che poi di quello che si dice, è una parte del successo. Ecco, però gli altri sì, perché in quella maniera riesci a dare più informazioni contemporaneamente. Fascione laterale, sì. L'ultima ora che esce fuori così. Loro vi stanno un po' copiando da questo punto di vista. Sì, un po' sì. Qualcosina, forse. Qualcosina copiano, Ma come noi magari copiamo guardando all'estero, insomma, poi alla fine tutti copiano tutti. In televisione si sa, non è che si copia. Sì. Si copia. Però fanno più ascolti di voi, per esempio Rai News 24 nel complesso fanno più ascolti. Che bello. Sono contenta. Vero, perché No, sono felice, tu non sai cosa hai scoperchiato adesso. Allora. Non entriamo nelle cose tecniche, è vero che non fanno più ascolti. Allora, Sky TG24. Devi sapere che io immagino prima o poi un mondo senza parabole, senza quelle cose terrificanti che sono. Io ce l'ho in terrazzo, figurati, che è una cosa terribile, lo ammetto. Però prima o poi ci sarà un mondo senza parabole. Diciamo che io, abitando a Roma da tanti anni, Tunisi, preferisco Algeri, una parabola su un tetto che non la selva terrificante. Però, comunque, e vedo che tutti quelli che abitano a Roma fanno sì con la testa, quella selva terrificante di antenne, perché ricordiamoci, con una parabola ti arrivano 1500 canali, con un'antenna molti, cioè molti alla fine meno. Ha ragione, siete destinati a morire, come dice Grillo, perché io non via credo. Le parabole che fate, senza parabole siete morti. Ma no, ma noi siamo multipiattaforma, possiamo raggiungere i telespettatori, i nostri abbonati in tutti i modi. La cosa degli ascolti, però ormai me l'hai chiesta, quindi adesso ti rispondo. Allora, noi siamo visibili solo per gli abbonati, è ovvio, siamo una televisione che è visibile per gli abbonati, quindi il nostro share è quello degli abbonati. Sugli abbonati noi siamo di gran lunga il canale All News più visto, ma di gran lunga. Ho capito, sugli abbonati, però sono vostri gli abbonati, è normale che sugli abbonati... Ma gli altri non ci possono vedere, che confronto è? Ma no, è un confronto, perché si può fare il confronto. Allora... Dire che siete solo per gli abbonati è una cosa un po'... così veritiera. Ti salva, però ma non che è... mi salva?
se Giuseppe Cruciani non ha la parabola, non ha Sky, non ti può vedere. Non può vedere Sky TG24. Facciamo il confronto se guarda TG24 o Rai 1. Però tra i 4 milioni di abbonati, voi dovreste, cioè, se tutti i 4 milioni di abbonati guardassero voi durante il giorno. Sono molti più di 4 milioni di abbonati. Vabbè, e noi, no, anche 5, di più, quasi 5, sì. E sì, quasi tutti i giorni un giro da Sky TG24 ce lo fanno. In questi giorni qui viaggiamo tra i 3 milioni e mezzo e 4 milioni e mezzo di contatti unici non quotidiani. Si può fare un confronto, ti dici? No, si può fare, ma su quello. Cioè, tu prendi i vostri abbonati. Ma sono gli unici che ci vedono. Se tu vuoi fare il confronto con noi, lo fai con chi ci può vedere. Perché vabbè, che senso facile, ha che ti confronti? Lì è facile, che voi ci avete il 100. Lì, cioè, certo, è difficilissimo farlo dove non ci vedono. Decidete voi. Ma cosa decidiamo noi? Guarda, noi abbiamo messo, tra l'altro, nel gruppo News dal 500 in poi, hai visto, abbiamo messo tutti. Ma quello sempre. Perché sarebbe... vogliamo offrire proprio. Ma gli altri mi piacciono. È vero che ti hanno chiesto di andare a TG1 o no? No, non è vero. Non ti ha chiamato nessuno mai? Mai ricevuto nessuna telefonata. No, sto bene dove sto, ma tanto bene. Sì. Questo è tutto scontato, altre domande? Chiudiamo? Un'altra, su, un'altra. Dai. Un'altra? La chiamo, eh. Sei a favore della privatizzazione della RAI? Non sono favorevole alla proliferazione, secondo me, dei canali della RAI. Cioè, la RAI... No, alla privatizzazione. Eh no, ma questo sto dicendo, una cosa simile. Cioè, in realtà adesso, perché la RAI ovviamente fa una tipologia di concorrenza... che ad esempio su Digitale Terrestre fa tantissimi canali, un conto è avere i canali, diciamo quelli principali, però che si metta a essere in diretta concorrenza una TV pubblica, su questo io ho qualche dubbio. E, cioè, sei favorevole alla privatizzazione di uno o due canali della RAI? Cioè, ma non è che sono uno o due, adesso quanti canali ha la RAI? Vabbè, ormai ne Rai ha una quindicina. Rai 1, Rai 2, Rai 3, andrebbero privatizzati? Andrebbe resa economicamente sostenibile la RAI, sì, ma penso che sia anche l'intento del direttore generale Cubitosi. Non lo vuoi dire, vabbè. Te l'ho detto. No, non l'hai detto, però deve finire che paga Pantalone, ecco. Vabbè, cioè quello però della RAI pubblica paga Pantalone sempre. No, perché se tu hai un modello che vive di pubblicità... Sì, d'accordo. Però cioè, o fai una scelta che hai un canale che non ha... Si potrebbe dire per una rete una paga scelta, Pantalone per due, e due esatto, vengono privatizzate, per esempio. O vengono privatizzate o restano pubbliche, ma restano con dei bilanci che non hanno bisogno del, ovviamente del canone che viene pagato. Cioè, quando io pago il canone, ovviamente deve essere una rete che è puro servizio pubblico senza neanche la pubblicità, perché altrimenti non ha senso la pubblicità e il canone. Grazie. Grazie a Lenel per aver organizzato questa cosa. Grazie a voi. E grazie anche ovviamente all'organizzazione della scuola del Festival del Giornalismo. Grazie. Grazie a tutti, grazie a Lenel e all'organizzazione del Festival. Buona giornata.